Buon pomeriggio a tutti, è domenica 17 giugno, sono le ore 17, come al solito durante il fine settimana la diretta Facebook viene un pochino più tardi, appunto per evitare di cadere subito dopo il vostro pranzo domenicale. In realtà voglio dire subito che la diretta di domani sarà in un orario un po' diverso rispetto al solito, normalmente ci vediamo verso le 14:30, ma domani per ragioni legate ad altri impegni, la diretta sarà alle 17:30, quindi domani 18 giugno, ore 17:30, sempre in diretta Facebook. Come al solito vi chiedo di condividere questa diretta pigiando sulla freccetta che vedete sotto la mia faccia, in modo tale da allargare, come dire, il giro delle persone che appunto guardano questa diretta insieme a voi. Gli argomenti di oggi sono sostanzialmente due. Ancora la vicenda Lanzalone, la vicenda Aquarius che hanno tenuto banco durante la settimana. Abbiamo visto dalle intercettazioni un sistema che gira intorno a questo avvocato genovese, l'avvocato che ha sostanzialmente scritto, riscritto lo statuto del Movimento 5 Stelle e che a quanto pare aveva costruito intorno al Movimento 5 Stelle insieme a Davide Casaleggio una struttura tutt'altro che trasparente, dimenticato l'uno vale uno, adesso si sta discutendo, si stanno ricostruendo i fatti legati a questa cena svolta proprio il giorno che si è tenuta proprio il giorno prima dell'arresto di Lanzalone, nella quale appunto pare si fossero discusse queste nomine, ma insomma adesso si vedono varie ricostruzioni, ma insomma il sistema Parnasi-Lanzalone ha disegnato, ha evidenziato un meccanismo di gestione del potere e delle decisioni all'interno del Movimento 5 Stelle molto lontane da quelle che conoscevamo. Nel frattempo la nave Aquarius è arrivata in Spagna dopo questa odissea che il nostro ministro degli interni Matteo Salvini ha avuto, come dire, l'ardire di definire una crociera. Adesso appunto abbiamo saputo tutti di quali siano state le condizioni della navigazione, di quali sofferenze queste persone abbiano dovuto subire prima di arrivare in Spagna. La nave Aquarius è stata accolta da un enorme cartellone con scritti benvenuti in Spagna, in tutte le lingue naturalmente, tranne che l'italiano. Diciamo che nonostante Toninelli abbia fatto un tweet pochi minuti fa, nel quale ha detto che si tratta di un momento storico, io penso che questo momento probabilmente sarà storico, ma certamente non in senso positivo. Purtroppo i momenti storici sono storici anche quando sono negativi e il nostro paese certamente non ha fatto una gran figura, né ha ottenuto un particolare, diciamo così, un particolare coordinamento, ha tenuto il coordinamento necessario con i paesi amici che dovrebbero darci sicuramente una mano di più, ma vediamo sicuramente rispetto alla Spagna siamo più isolati rispetto ai nostri alleati tradizionali, ci siamo avvicinati grazie alle manovre di Salvini a paesi che non hanno mai avuto nessuna intenzione di darci una mano e che certamente non ce l'hanno adesso, penso all'Ungheria, alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca, alla Polonia e anche all'Austria, e ricordate il filo spinato al Brennero, o alla Slovenia che anch'essa da poco tempo ha votato un governo di estrema destra come il nostro. A proposito di tweet, devo ricordarne uno che ho visto da poco, di Beppe Grillo che dice smettiamo, lasciamo stare l'Italia che fa l'industria, che fa le macchine, che produce e dovremmo pensare tutti a non avere un lavoro, anzi dovremmo soltanto lavorare sulla creatività. Questa è una delle cose che secondo me ci distingue moltissimo dal Movimento 5 Stelle. Io sono orgoglioso di essere italiano anche perché conosco e so che l'Italia è un'importante potenza industriale, è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Noi siamo un paese sostanzialmente privo di materie prime, ma siamo un grande paese trasformatore. Siamo capaci di trasformare le materie prime degli altri in prodotti eccezionali, e anche le nostre materie, per carità, ma prodotti eccezionali che vengono acquistati in tutto il mondo. Siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, come dicevo. I francesi farebbero di tutto per scalzarci da questa postazione e noi in questi anni abbiamo fatto di tutto per fare in modo che la nostra industria fosse sostenibile, naturalmente, che non fosse, che fosse il più possibile una crescita sostenibile, ma che il paese crescesse attraverso la sua vocazione industriale, che è una vocazione della quale noi dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo fare tutto tranne che distruggere. Adesso vediamo il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Osserveremo con attenzione quello che farà, ma certo noi saremo lì a difendere i posti di lavoro, il genio imprenditoriale, la capacità e l'eccellenza che fanno dell'Italia un grande paese nel mondo, molto più grande di quanto noi stessi non ci raccontiamo, a dire la verità.
Ma io in realtà questo pomeriggio volevo parlarvi anche un pochino del PD, nel senso che forse la domenica è il giorno giusto. Naturalmente noi abbiamo in questo momento un popolo della sinistra che aspetta dei segnali, aspetta da noi che succedano delle cose. Io ieri sono stato a Milano alla festa di Radio Popolare, c'era tantissima gente. Parlavo con Katia Giarlanzani, che è l'amministratore delegato di Radio Popolare, che mi diceva che le presenze sono arrivate a 14.000, al di là di ogni più rosea aspettativa. Ed evidentemente c'è tanta gente che aspetta di vedere un segnale di vita da parte della sinistra. Ora, io penso in queste prime settimane di lavoro, in questi primi giorni di opposizione vera a un governo, perché prima un governo non c'era, io ho visto un gruppo parlamentare alla Camera dove sto molto vitale. Graziano Del Rio è un presidente di grande efficacia, l'avete sentito anche parlare durante la discussione sulla fiducia, e stiamo lavorando con tutti i colleghi per fare tutto quello che un'opposizione deve fare, naturalmente stare col fiato sul collo al governo, fare interrogazioni, interpellanze, chiedere al governo notizie di quello che fa, si chiama attività ispettiva ed è molto importante. In questi giorni abbiamo discusso anche con voi di alcuni casi, penso alla bibliotecaria trasferita a Todi perché non ha dato l'elenco dei libri da mettere all'indice, o ai giornalisti fermati a Bolzano perché stanno indagando sulla Lega, o ai militanti di Amnesty International e del Partito Radicale fermati ad Ivrea per aver srotolato uno striscione a favore della verità su Giulio Regeni durante una manifestazione di Salvini. Tutti questi eventi, che sono secondo me indicativi di un'aria piuttosto pesante che si respira in Italia, sono eventi sui quali noi lavoreremo e sui quali chiederemo conto al governo, così come chiederemo conto al governo delle sue politiche economiche, delle decisioni che prenderà in molti settori e non soltanto in quello legato all'immigrazione. Non ci dimentichiamo che grazie a questo tema della nave Aquarius, per esempio, non si parla più della flat tax o della riforma Fornero, tutte le promesse fatte in campagna elettorale chiaramente realizzabili. Quindi noi saremo lì. Però io penso che sia importante anche che il nostro partito, che il Partito Democratico, riparta. E devo dire, diciamo, ho scritto un pezzo sul foglio che è uscito martedì, nel quale ho espresso qualche preoccupazione, nel senso che le ultime volte che il Partito Democratico si è incontrato, e penso in particolare all'Assemblea del 19 maggio, forse la ricorderete, è stata un'assemblea nella quale si è deciso di non votare e le cose non sono andate particolarmente bene, diciamocelo. Ora, la mia preoccupazione è che, come è successo anche nelle ultime direzioni, non stiamo votando perché c'è quasi il timore che votarsi, diciamo che contarsi, votare e contarsi, certificherebbe una sorta di spaccatura definitiva. Ci sono molte persone che sono preoccupate di questo, perché effettivamente nel partito esistono linee che non sono, spesso neanche, conciliabili o non sembrano conciliabili. C'è chi pensa che la colpa di tutto sia di Renzi, che quindi siamo arrivati al 18% per colpa di Renzi, c'è chi invece pensa che senza Renzi forse saremmo andati ancora peggio, se guardiamo quali sono le performance della sinistra in Europa, anche come è andato a Liberi Uguali, che è stato un disastro elettorale molto peggio di noi. C'è chi pensa che il Movimento 5 Stelle sia una costola della sinistra, anche se penso che adesso siano molti di meno, ma tanta gente, tanti compagni nel partito pensavano che noi dovessimo fare un accordo con il Movimento 5 Stelle, e c'è chi invece, come per esempio io stesso, pensiamo assolutamente il contrario. C'è chi pensa che la nostra linea economica dovrebbe essere una linea economica che tiene conto di quello che è la richiesta di protezione che arriva dalla società dopo questa crisi economica così forte, e chi invece pensa, come per esempio Luigi Marattin, che noi dobbiamo continuare a offrire delle opportunità e certamente anche prenderci cura del bisogno, dei bisogni che arrivano dalla società, ma senza mai dimenticare il bisogno di una crescita economica e quindi che la linea da perseguire sia quella. E c'è chi pensa appunto che dovremmo fare una manovra un po' più alla Corbyn, quindi tornare a una sinistra più tradizionale, e chi invece pensa ancora che una linea più de liberal-democratica debba prevalere. Quindi linee diverse, il che secondo me non è un dramma, perché è normale in tutti i partiti. Però quello che a noi è mancato negli ultimi tempi, io credo sia stato il senso di coesione, nel senso che le differenze che abbiamo avuto, spesso sono poi tracimate in comportamenti incomprensibili per l'elettorato, probabilmente per molti di voi che mi ascoltate. Penso per esempio alle esternazioni di Michele Emiliano, non so, o a tutte le volte nel quale il partito, anche durante gli anni di governo, ha avuto delle posizioni, due posizioni contrastanti tra di loro. Ricordate, durante il referendum c'erano
diciamo, esponenti del PD che votavano sì, esponenti del PD che votavano no. E questo io credo che abbia molto disorientato i nostri elettori. Allora, credo che dobbiamo fare il congresso sicuramente per capire quale linea politica tra le due prevarrà, ma poi quello che è veramente importante è innanzitutto darci, recuperare un senso di appartenenza e un modo per stare insieme, recuperare quel senso di comunità che in un partito è fondamentale, si può vincere o si può perdere. Appunto, facciamo l'esempio di Corbyn. Corbyn è stato all'opposizione nel Partito Laburista forse per 30 anni, ha operato, diciamo, in modo leale e poi alla fine, 30 anni dopo, è diventato segretario. Va bene così, si può vincere, si può perdere, ma bisogna recuperare un modo di stare insieme, che francamente finora io ho visto poco. Non dobbiamo parlare di questa collegialità. Io sento spesso parlare di collegialità, ma mi sembra più un modo per richiamare i vecchi caminetti in cui i capi corrente si mettevano un po' d'accordo. È bene che noi dibattiamo, però quello che dobbiamo fare è un congresso che ci dia una linea politica, ma ci restituisca una civiltà dei rapporti, e questo è fondamentale. E poi un'altra cosa io penso sia importante, recuperare una funzione per il partito. Perché il partito negli anni è andato via via scomparendo, soprattutto in certe zone del paese. Io devo dire, vivo e lavoro, diciamo, sono iscritto a Milano, il partito milanese funziona molto bene, ma in altri posti, in altre regioni d'Italia, noi abbiamo perso quelle tre funzioni che sono indispensabili per un partito politico. Un partito politico dovrebbe fare militanza sul territorio, dovrebbe, fare elaborazione politica. E dovrebbe selezionare delle classi dirigenti. Ecco, io penso che il Partito Democratico in molte zone d'Italia non faccia niente di tutto questo. Abbiamo spesso dei problemi di tesseramento, perché il tesseramento è diventato un po' una sorta di conta interna, ma diciamo, noi non andiamo a chiedere mai a chi si iscrive al partito, ma perché ti sei iscritto al Partito Democratico? Cosa cerchi dal PD e soprattutto cosa puoi dare alla tua comunità? Ecco, io credo che dovremmo guardare quindi in un certo senso all'organizzazione del partito e restituire al partito un'organizzazione vera, cioè fare in modo che chi arriva al Partito Democratico prima di tutto abbia delle cose da fare, perché spesso si va nei circoli ma non c'è, si dibatte del talk show della settimana precedente, ma non c'è vera militanza. Io vedo altri partiti, per esempio qui al nord la Lega è sempre molto presente sul territorio, noi ci siamo molto meno, sebbene ci siano degli iscritti del partito che eroicamente vanno nei mercati a fare volantinaggio, ma spesso è più un'eccezione che la regola. E quindi recuperare militanza, io credo anche superare una struttura organizzativa che è molto novecentesca. Se ci pensate, noi ci iscriviamo normalmente al circolo del PD più vicino a casa e quindi stiamo nei circoli con le persone che abitano vicino a casa nostra, cioè quello che ci accomuna è la vicinanza geografica. Ora, in questo secolo in cui la vicinanza geografica è diventato un fattore abbastanza trascurabile grazie alla rete, io penso che noi, che siamo una comunità e che abbiamo tantissime conoscenze che però non mettiamo in rete, che non mettiamo a fattor comune, dovremmo avere una struttura, io credo, più legata a dei temi, a delle campagne. Cioè dovremmo fare in modo che se ci sono, non so, 50 persone che si occupano, facciamo un esempio, di intelligenza artificiale o di temi di questo genere, di new economy, di gig economy, che so, e sono degli esperti e sanno fare delle cose, queste persone, indipendentemente da dove sono iscritte, dovrebbero essere in condizione di lavorare insieme. Così come se abbiamo delle amministrazioni nelle quali facciamo delle cose molto belle, quelle cose dovrebbero essere messe a disposizione di altri territori nei quali si va a votare e magari utilizzare delle best practice che abbiamo in casa ma che non mettiamo a disposizione. Quindi pensare a un partito che non è soltanto organizzato in modo territoriale, ma anche organizzato per territori. Lo dico perché io credo che un ruolo per la sinistra in questo momento esista e sia fortissimo. Mai come in questo momento c'è bisogno di quei valori che poi alla fine, qualsiasi sia la linea politica che sposiamo all'interno del partito, però ci accomunano. La ragione per la quale stiamo insieme è che ci sono alcune cose, penso per esempio all'europeismo, penso per esempio alla fedeltà alle istituzioni repubblicane, a un senso forte della democrazia. Noi non siamo quelli che pensano che fascismo e antifascismo siano cose superate. Il nostro pensare agli ultimi, il nostro non volere la decrescita felice come i grillini, ma volere una crescita sostenibile, la nostra convinzione del ruolo centrale del lavoro, della responsabilità sociale delle imprese, sono tutte cose della laicità dello Stato, sono tutte cose che ci accomunano e che restano estremamente valide, ma che forse in questo momento in cui
chi fa la voce grossa è gente che dice cose che fino a qualche tempo fa forse non stava neanche tanto bene dire in società, chi sta vellicando, chi sta solleticando i peggiori istinti dei nostri concittadini, come dire, sdoganando comportamenti e un linguaggio che avevamo sempre, un linguaggio di odio che avevamo sempre pensato non fosse, come dire, appunto, presentabile in società. Ecco, noi io credo che oggi abbiamo ancora una funzione più importante perché per portare, come dire, nuovamente, per mettere la barra dritta e riportare in assetto, la barca del nostro paese e riportarlo sulla rotta giusta. Però per farlo c'è bisogno anche dello strumento partito e su questo bisogna lavorare. Bisogna lavorare sul senso di comunità, sull'organizzazione, crederci davvero. C'è bisogno di fare questo congresso, non abbiamo paura di contarci, questo lo dico anche ai miei colleghi dirigenti del partito. È normale in una comunità, se non lo facciamo e continuiamo a posticipare, io non penso che diamo un segnale corretto al paese e ai nostri iscritti. E voglio dire, iscrivetevi al PD, mai come in questo momento, visto che Oliviero Toscani si è iscritto e molte persone stanno iscrivendosi, è importante esserci. Il Partito Democratico è un partito aperto nel quale ciascuno può dire quello che pensa, ecco, noi non dipendiamo né dalla Casaleggio né da Mediaset o da qualche altro imprenditore. Siamo una comunità libera dove ciascuno è il benvenuto e penso che mai come in questo momento sia importante partecipare alla ricostruzione di un partito che, ripeto, io credo sia fondamentale, come non mai per questo nostro paese. Io mi fermo qui, mi scuso se oggi sono stato un po' teorico, forse, un po' troppo politico e se non siamo stati sulla cronaca come faccio di solito, ma pensavo che questa domenica fosse un momento importante per questo momento, come dire, di rivendicazione dell'orgoglio democratico e anche per spronare la nostra comunità ad andare avanti. Io penso che abbiamo avuto degli anni di governo estremamente importanti dove cose fondamentali sono state fatte, cose che io rivendico, che penso noi dobbiamo rivendicare con orgoglio, senza vergognarcene o metterle via, però è importante fare un passo avanti, procedere perché il paese ha bisogno di noi. Io mi fermo qui, vi aspetto domani lunedì alle 17:30, vi ricordo come al solito di condividere la nostra diretta per allargare il campo delle persone che mi seguono e vi aspetto domani. Ciao, buona domenica!